Bentornati ragazzi, con la Diffuti della Channel e siamo qui con il nuovo Scolbi delle 6 minuti. Bene, ci siamo tornati con gli Scolbi delle 6 minuti. Questa volta siamo con Christian Pulisic, vinto nel torneo di qualificazione per la Weekend League, che non ho giocato, però l'ho comunque vinto. Questo Christian Pulisic, 4 stelle per le 3 stelle mossabilità, 98 velocità, 89 dribbling, 85 kg, 88 passaggi, 83 fisio. Ovviamente una carta molto forte essendo TOS, visto che quest'anno i TOS li hanno fatto veramente esagerati. E quindi questo Pulisic è una carta che proveremo insieme. Mentre per il secondo giocatore ho deciso di mettere qualità speciale, prezzo minimo 20.000, prezzo massimo 70.000. Sperando di trovare un TOS, andremo nella seconda pagina a prendere il settimo giocatore. Quindi pagina 1, pagina 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È un altro TOS, è Mui della FL Championship e andiamo a prendere lui. Ok, i due TOS sono nella squadra, tra l'altro di due nazionalità, anche abbastanza difficile da abilitare, ma noi ci proveremo come sempre. Andiamo a girare i moduli. 3, 2, 1, 4, 3, 3, flat. Ok, va benissimo così, ci sono meno collegamenti per Pulisic e Moi penso di metterlo dalla parte opposta per rendermi la vita un po' più facile. Quindi abbiamo come sempre i nostri 6 minuti di tempo che partono adesso. Sono partiti 6 minuti, vediamo un pochino cosa possiamo fare. Intanto io andrei a vedere se posso collegare bene questo Moi, quindi andiamo a cercare un giocatore dell'Huddersfield. Ok, quindi andiamo a cercare qualsiasi, perché può essere sia centrocampista che ala sinistra che terzino sinistro. Quindi andiamo nel Huddersfield, eccolo qua, non nel mio club ma come giocatori sperimentali. Guardiamo se c'è qualcuno forte. C'era questo tedesco che si poteva collegare anche a qualcuno interessante, ma purtroppo un po' difficile. Quindi andrei a prendere questo Lowe, che è un altro tedesco molto forte, sembra, tra l'altro molto discreto per essere un argento, e quindi lo mettiamo qui. Così dobbiamo solo mettere un neozelandese oppure un altro giocatore dell'FL Championship, anzi no, australiano. Guardiamo se c'è qualche australiano interessante nel gioco di qualche altro campionato, ovviamente. Quindi andiamo in Australia. Australia, giocatori sperimentali. A parte poi c'è Ryan, che è un portiere, quindi non lo possiamo collegare. L'unico è Jedinak, ma non, sinceramente non mi interessa. Non mi interessa, quindi direi di no. Direi di lasciar stare gli australiani e direi di andare a prendere una alla sinistra qualsiasi dell'FL Championship, o alla sinistra o esterno sinistro. Vediamo un pochino. C'è Atsu, c'è Matias, c'è Camara. Non so bene dove andare, anche perché devo andare a prendere poi un ATT della Bundesliga della stessa nazionalità. Quindi per ora Ghana o Portogallo, le due più gettonate. Mentre come esterno sinistro abbiamo, vediamo un pochino se qualche esterno sinistro, abbiamo McGeady, però irlandesi non ce ne sono nella Bundes. Haiti, quindi Togo, Turchia sì, ci potrebbe stare, mi sa che andrei a prendere Fry. E quindi andiamo a vedere ATT della Bundesliga, se riusciamo a collegarlo bene. Quindi ATT della Bundesliga, dobbiamo cercare se c'è qualcuno del Ghana o della Turchia. Guardiamo un pochino, quindi Ghana non ce ne sono, bene, benissimo. Turchia, non so quanti ce ne possano essere. ATT, c'è Emre Mor. Emre Mor lo voglio provare nella sua versione Scream. Proviamo nella sua versione Scream, dai. Non so quanto costi ancora. Cerco il giocatore sul mercato, va a vedere. No, costa veramente troppo. Andrò a prendere la sua versione normale, perché non ha senso questa qui. Quindi prendiamo lui e ci rende la vita facile, perché Pulisic è già a posto, tutti gli altri sono a posto, quindi posso andare a fare quello che cavolo mi pare. Quindi andiamo a prendere un CC, magari uno che ho nel mio club. Non è che ne ho tanti interessanti, non ne ho tanti interessanti. Vediamo crescente se c'è qualcuno. Sarebbe Dele Alli oppure Kanté, perché io vorrei andare a giocarmi le partite nel torneo di qualificazione, quindi vorrei anche una squadra abbastanza discreta. Qui Kanté secondo me ci sta alla grande, quindi andiamo a prenderci un Kanté.
andiamo a collegarlo con un zoom out, che è un collegamento easy che mi permette di avere una hyperlink. Giocatori sperimentali, ok, con zoom out. Un giocatore anche che mi piace molto, quindi lo inserisco più che volentieri. Poi potremmo prendere un'altra intesa forte con Kanté e poi un francese qui. Quindi andiamo a prendere un CC francese, anzi centrocampista francese di qualsiasi campionato. Potremmo andare nella Ligue 1 e cercare un Tots, magari non Tolisso, che non so perché non me lo dia. Non so perché non mi dia Tolisso, vabbè. Che però costerà troppo. Sanson potrebbe essere una buona scelta. Sanson, sì, dai, proviamo Sanson. Ok, è nel Tots most consistent, mi pare. Guardiamo quanto costa. Costa abbastanza. Va bene, per ora mettiamo Sanson, anche perché sennò il tempo qui finisce. Mettiamo un terzino destro della Ligue 1. Guardiamo, oddio, se il Marsiglia ha un bel terzino destro, se no lo prendiamo francese senza problemi. Ecco qui, Olympique Marsiglia, cerca il giocatore sperimentale, manca 40 secondi, Sakai no, quindi andiamo a prendere uno qualsiasi, ci mancano 40 secondi, non ce la faccio mai. Oddio, dai, qualsiasi, 30 secondi, sto perdendo tantissimo tempo. Andiamo a prendere Jallet. Sì, Jallet va benissimo. Sovversione if. Poi qui abbiamo bisogno di un difensore centrale della Premier del Chelsea. Quindi andiamo a prendere David Luiz senza alcun problema. Ovviamente stavolta non il Tots, ma la sua versione normale, se no ci uccidiamo. E poi un portiere qualsiasi della Premier League. Vediamo cosa c'ho nel mio club. C'ho Butland, c'ho anche Lloris non scambiabile, però è un altro francese, quindi andiamo Butland, vai. Tempo scaduto, preciso proprio. Ok, la rosa è pronta, sembra molto interessante. Abbiamo tre Tots, abbiamo un argento, un bronzo, abbiamo un if. Poi il resto sono oro, comunque giocatori secondo me buoni, che possono fare il loro sporco lavoro. Andiamo quindi nel torneo come promesso. Quindi dobbiamo andare online, Foot Champions. Ovviamente questa settimana non ho giocato, come tutto giugno non lo giocherò, a giocare la partita di qualificazione. Come vedete si vince Marquinhos, che è una carta molto forte, che mi piacerebbe anche sbloccare soprattutto negli untradables. Qui me ne faccio il giusto, però comunque buona, è sempre bello averlo. Quindi giocheremo penso una o due partite in base a come andrà la prima. Eccolo qua il primo avversario, ha una Barclays Premier League con Walker Tots, Diego Costa e Greif. Non male. Vediamo di fare del nostro, la nostra squadra che non è molto competitiva, però non è neanche troppo male. Ecco, si è interrotta la connessione. Che bello. Eccolo qua il nostro nuovo primo avversario, che è una liga con Benzema, attenzione a Karim De Bruyne lì davanti. Poi adesso presente un Real con Eze e Inaki. Per morte. Aspetta Fry, bellissimo il filtrante. Fry può andare. Prova il cross in mezzo, tagliato! 1-0, pezzo di Morgan Sanson. Bravissimo a trovarsi nel punto giusto, al momento giusto. 1-0 dopo 12 minuti. Bravo anche Fry a metterla lì tesa in mezzo, Morgan. Da lì era difficile sbagliare. Bravo David Luiz. Tutto pronto. Vai ancora per Pulisic. È buona la palla, uscito il portiere. Pulisic di prima, il pallonetto traversa. Peccato. Buono qui Kanté. Fry può entrare. Fry ancora per Kanté. Kanté si libera dell'avversario. Dribble shot di Kanté. Ma che giocatore che è. Golo Kanté. 2-0. 43. Finisce qua il primo tempo sul 2-0. Partita per il momento dominata. Gol di Sanson e Kanté. Quindi due centrocampisti. Bravo Moy. L'alza. Mordi tacco per Kanté. Che vuole la doppietta. Gliela deve al portiere. Poi miracolo. Attenzione. No. Vabbè, era fuori gioco comunque. Era fuori gioco. Sanson per Moy. Buono qui. Palla in mezzo per Emre Mor. Ancora per Sanson. Sanson continua. C'è Emre Mor che si è inserito. È uscito il portiere. Emre Mor col pallonetto. Emre Mor con il gol. 3-0. All'80esimo. Gran gol di Emre Mor. Buono 1-2. Con
chi era quello? Sansone. E poi ho visto uscire il portiere, pallonetto easy. Oh mio Dio, mi ero girato a vedere a quanti minuti di registrazione eravamo, cioè così a caso. E mi sono rigirato e è partito questo tiro incredibile. Ha messo le triche, 3-1, vabbè. Buono qui, Pulisic, sempre lui. Volevo un pochino provare. Bravo Pulisic, il tiro di Pulisic, alto, fuori, peccato. Finisce qua la partita sul 3-1, un'ottima vittoria, andiamo come sempre con la player review. Ed eccoci qua con la nostra squadra, con il nostro Pulisic infortunato. Comunque devo dire che la squadra non è per niente male. Ovviamente abbiamo un argento, ma non mi è sembrato troppo scarso. Anche l'85 di velocità è buono, nonostante sia un argento non raro. L'ho trovato decente, discreto. La coppia difensori centrale è veramente ottima, soprattutto in fase di interdizione riescono a allungare molto bene la gamba e a bloccare le offensive avversarie molto facilmente. Batrand, sapete bene quanto sia buggato in porta. Eppure Jallet, ottima carta, dota anche con questo catalizzatore che lo rende un ottimo terzino destro. Ve lo consiglio per una Ligue 1 molto molto economico, 20.000 crediti, è un bel in forma. Il centrocampo mi è piaciuto veramente tanto. Moi tra i tre quello che mi è piaciuto meno. Sansone ottimo, anche segnato. Due partite ha fatto me, anche perché la prima è l'avversario si è disconnesso prima di entrare in campo, però quindi un gol e un assist in una partita. Devo dire che Sansone è rientrato in due dei tre gol, quindi ottimo. Kanté pure sapete benissimo quanto è forte, anche lui ha segnato, quindi ottimo pure lui. Moi non ha fatto niente a livello di gol, a livello difensivo comunque non è nemmeno così solido, perché con 74 di velocità non basta. Forse se gli mettete ombra può diventare un bel CC molto completo. È un po' basso, 4 stelle per 2, 3 stelle mobilità, comunque non le disgarbo. Fry mi è piaciuto, molto veloce, ha fatto 2 assist, quindi no, non male. Quello che non ha fatto Sansone l'ha fatto Fry. Non costa niente, 4 stelle mobilità, 4 stelle per debole, ottima carta. Idem, Emre Mor ha segnato, non male per essere un bronzo. Ovviamente è un bronzo, quindi non ha fisico, è bassino, quindi tiene male la palla, però è molto veloce, ha un bellissimo dribbling. E anche il tiro non è per niente male, è abbastanza buggato questo Emre Mor. E poi passiamo a Christian Pulisic, che non ha segnato, però devo dire che ha preso una traversa, ha fatto delle buone azioni. A me è piaciuto questo Pulisic, l'ho già provato anche con gli untradables, quindi per Pulisic c'è un voto positivo. Non è un voto altissimo, perché purtroppo queste 73 di fisico e quelle 3 stelle di mobilità un po' lo penalizzano, non lo rendono l'ala destra perfetta che prediligo. Però a livello di velocità, di dribbling e di tiro è veramente ottimo. Quindi per Pulisic io do un 7,5, un 7,5, che è un voto discreto, però non è ovviamente il miglior Tots. Ovviamente se volete, se avete i crediti su quella fascia, ragazzi, c'è Dembélé Tots, che ha una carta micidiale, veramente micidiale. 5 stelle per euro e 5 stelle massabilità, insomma è tutta un'altra cosa, però costa anche quasi 1 milione, quindi non lo so, vedete un pochino voi. Comunque 7,5 secondo me è un voto più che degno per Pulisic. Commentate con i prossimi protagonisti dei prossimi episodi, quindi chi volete vedere, prezzo minimo e prezzo massimo per il secondo giocatore protagonista dell'episodio. Vi chiedo come sempre di lasciare un bel like, arriviamo a 100 mi piace per vedere il prossimo scopibile in 6 minuti nei prossimi giorni. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare al canale Twitch, pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.